A tutti, eccoci qui in questo nuovo video. Allora, come vedete, oggi andremo a vedere il mio primo clam pad del Clementoni e andremo a vedere insieme come funziona. Allora, il vero tablet educativo dei bambini, poi due fotocamere RAM 1024 megabyte, memoria, eccetera, eccetera. Internet sicuro con filtri, personalizzabile, filtro contenuti multimediali, app esclusive da Clementoni, più di 20.000 app, giochi, strumenti e intrattenimento. Include una custodia antifurto in silicone. Poi qui c'è scritto tutto ciò che comprende la parte tecnologica del tablet. E niente, questa è la parte retro. Quindi adesso andiamo a aprire la scatola. E si presenta così. Allora, dentro c'è il ClamPad, questo è il tablet, dentro al suo pacchetto, poi c'è il libretto di istruzioni. Il cavo per farlo ricaricare dal computer con la USB e l'altro attacco. Così. E qui quello per caricarlo dalla corrente. Questo qui in teoria sarebbe per trasferire i dati sul computer. E quindi, poi ovviamente il tablet appena comprato va sincronizzato con tutti i dati dei bambini, eccetera, eccetera. Io questo passaggio l'ho già fatto. E il tablet si presenta in questo modo, così si presenta in questo modo così. Allora, dietro è così, qua c'è la cassa e qui c'è la camera per fare le foto. Poi qua c'è le varie prese. Questa è per la scheda di memoria, qui per le cuffie e qui il caricabatterie. Poi qua in alto abbiamo il tasto del volume, l'accensione e il torna indietro. Adesso noi andiamo a accendere il tablet. Allora, qui di qui si sblocca semplicemente e vediamo se. Ovviamente mia figlia si chiama Angelica, quindi questo è il suo account. Qua sotto abbiamo la sezione adulti, quindi vedete che i bambini non possono entrarci, quindi solo i genitori mettendo la password di sicurezza.
Poi, cliccando sul profilo della bambina qua, vediamo tutti i vari siti dove può andare a navigare da sola. Poi, tornando indietro, abbiamo le app e qui ha tutte le app, registratore dei suoni, video. Questo è tipo l'Android sui cellulari, dove può andare a scaricare qualsiasi gioco, app e via dicendo. E poi, vabbè, adesso ha scaricato questo gioco qua, dei Minions. E quindi appare qua sotto. Ovviamente va tramite il wifi di casa, come vedete qua sotto. Poi in questa zona qua ci sono i giochi educativi del Clampad, dove facendo un gioco vi insegnano le lettere, le parole, a contare, eccetera, a seconda del gioco, pronti partenza parole, oppure coniglietti gonfia e conta, per dire. E quindi è molto carino. Poi questo qua troviamo le varie sezioni dove ricapitola il tutto del tablet. Poi qua c'è la fotocamera, la videocamera, ecco qui colora e disegna. E qua troviamo la sezione dove puoi disegnare da solo, oppure dove ci sono i vari disegni da colorare. Guardate che carini. Se no, qua è l'album dei disegni, ovviamente quelli che verranno salvati li metteranno direttamente lì. E qui ci sono sfondi, immagini, profilo, se ci sono dei vari disegni da modificare, colorare insieme, insomma. Ed è molto carino. Poi, video channel. Ecco, qua ci sono dei video di vari cartoni, come vedete, dove cliccandolo parte direttamente il video. È molto carino. Poi qua c'è la galleria. La musica, che vabbè non c'è niente ancora, poi c'è i video, periferiche e hardware, se c'è la memoria esterna, poi edulibri, che vabbè adesso qua non c'è niente, però si possono scaricare e far leggere ai bambini i libri. Poi Clean Books. E qui ci sono i vari libri già memorizzati. Vedete, dai 6 ai 12 anni, poi c'è dai 8 ai 12, e cliccandolo. Vedete? Insegna le varie cose, molto carino. Poi vabbè, qua c'è l'orologio, il calendario. L'orologio. E vedete che c'è sia così che digitale. Poi qua sopra si può mettere la sveglia. Invece il calendario, cioè tutti i vari giorni, eccetera, eccetera, da settimana,
e quant'altro. Poi, tornando indietro, andiamo su qui. Aspettate, ecco, ho messo la password e e niente, questa è l'area genitori e siamo entrati nell'area genitori, infatti impostazioni bambino, quindi gestisci i profili, qui c'è tutti i dati di mia figlia. Poi scarica applicazioni, puoi scegliere da quale app fai scaricare i vari giochi. Gestione applicazione, vedete qui potete scegliere di fargli usare determinate cose. Scegliete voi e quello che non volete che usa automaticamente si riprogramma da solo e non ci sono. Poi c'è sicurezza internet e qua potete scegliere sempre i filtri dei vari siti, potete sia toglierli che metterli. Basta andare su filtro personalizzato, scrivere il sito del quale volete che navighi. Per esempio, io ho messo YouTube, ho cliccato e in automatico viene direttamente memorizzato. Poi registro progressi. Allora, mia figlia ha fatto delle partite ai giochi che vi ho fatto vedere prima, educativi, e quindi qua vi tiene sotto controllo tutto quanto, nel senso che nei risultati dei giochi mette che il livello 1 è di matematica molto più alto di comunicazione e linguaggio. Infatti qua numero partite 2, numero partite 3. Poi numero applicazioni 4 e questo l'1. E vi tiene sotto controllo su tutto, anche per vedere una media di in che stato è su quelle materie lì. Poi tempo d'uso. Tempo d'uso serve per programmare quanti giorni alla settimana e quante ore al giorno volete che usa il tablet. Basta programmare, che ne so, un'ora. Si programma un'ora e una volta che il bambino usa quest'ora, in automatico il tablet non verrà più. Non sarà più disponibile per essere utilizzato. Poi, gestione multimedia. E qui ci sono foto, musica e video, eccetera, eccetera. Io tutte queste cose non ce l'ho, quindi non c'è niente da gestire. E questa è l'area dei genitori, dove potete tenere tutto sotto controllo, tutto ciò che fa vostro figlio utilizzando questo tablet. Che alla fine si può anche dire che è un tablet come quelli da grandi, però puoi sempre tenere sotto controllo tutto ciò che va a utilizzare. Io direi che puoi spegnere, ok, e si spegne da solo. Io sinceramente questo tablet ve lo consiglio perché è molto è fatto molto bene e non ha varie limitazioni nell'essere utilizzato, nel senso che i bambini possono giocare, navigare, fare tutto ciò che vogliono e i genitori possono stare anche tranquilli perché comunque una volta che si programma tutto ciò che vuoi, il bambino faccia più di quello non lo fa, non lo può fare perché comunque ogni cosa che va o a scaricare o a fare senza istruzioni
il permesso, viene sempre fuori di mettere la password che ovviamente i genitori sanno e non i bambini, quindi è sempre sotto controllo qualsiasi movimento che un bambino faccia. E quindi niente, io sinceramente ve lo consiglio. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete qualche domanda da farmi, scrivetemela pure qua sotto, sarò felicissima di rispondervi. Iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!